Pier Rodolfo Avezzù, rappresentante ufficiale per l'Italia della SBS. Lo abbiamo incontrato qui al Selection Show di Gèvres e gli chiediamo quali sono le attività attualmente in corso da parte di SBS in Italia e quali saranno per il futuro i loro programmi. Buongiorno. Sì, SBS ha cominciato la propria attività in Italia 5 o 6 anni, anzi per la precisione nel 2014 è stata ufficializzata ed è partita, ha avuto inizio tutta l'attività con il primo expertise e la prima quindi approvazione di stalloni in Italia. Cosa che poi si è ripetuta in tutti gli anni a seguire con cadenza annuale e ad oggi almeno una ventina di stalloni sono stati approvati in Italia per produrre SBS. Le attività che svolgiamo sono certamente quelle di continuare a portare avanti il discorso della selezione degli stalloni, ma soprattutto da novembre del 2017 SBS in Italia iscrive direttamente i propri pugliesi con l'emissione diretta in banca dati e immettendo dei propri microchip e occupandosi anche dei passaggi di proprietà, delle nuove iscrizioni, dei duplicati dei passaporti, di tutto ciò che un libro genealogico deve fare per i propri associati. L'SBS è un'associazione di allevatori, quindi è uno studbook gestito dall'associazione degli allevatori e come tali ovviamente c'è una quota associativa che viene pagata dagli allevatori ogni anno e i servizi che l'SBS può dare sono appunto quelli che io ho appena citato e che sono numerosi e sempre più utili per gli allevatori che sono anche al di fuori del paese d'origine e quindi in Italia. Grazie Pier Rodolfo per la tua disponibilità.